La scorsa estate è stata povera di pioggia e questo ha causato una magra del Tevere. Eventi simili erano già stati registrati nel 2003, nel 2012 e nel 2017, solo che questa volta il periodo di secca è stato più lungo, riducendo la portata del fiume del 40-50% rispetto alle medie storiche, con una diminuzione del livello di circa 5 cm al giorno. Dopo una simile estate, come sta oggi questo simbolo vivente della città? Lo stato del Tevere oggi è buono, siamo soddisfatti nonostante un lungo periodo di siccità. Perché è buono? Perché sono stati fatti degli interventi importanti dal 2017 ad oggi, uno dei quali è stato il recupero di 70 milioni di metri cubi annui fatto da ACEA. Quindi il Tevere urbano ha tenuto anche da un punto di vista ecologico rispetto ad un periodo così drammatico di siccità. Il Tevere, come tutti i fiumi appenninici, ha un carattere torrentizio, cioè è soggetto a piene improvvise in primavera e in autunno e a periodi di magre in estate. Quindi sarebbe strutturato per reggere a forti sbalzi di livello, ma l'autorità di bacino segnala che la frequenza delle crisi siccitose è aumentata, una ogni 5-6 anni, e questo, oltre a essere uno stress per la vita nel fiume, riduce la ricarica delle falde sotterranee. Quindi, secondo l'autorità, per avere cura del Tevere servono programmi a medio e lungo termine per evitare di dover intervenire in emergenza quando il danno è già fatto.